Scopriamo il segreto dello stato di consapevolezza di sé. Benvenuti a tutti, continuiamo in questo percorso di conoscenza di sé attraverso i tarocchi. Sono Rosella Falappa e vi parlo oggi di quello che è lo stato di consapevolezza attraverso i processi di meditazione. E questo perché? Perché nel lavoro con i tarocchi, nella scoperta di se stessi, nell'entrare in connessione con se stessi, è fondamentale lo stato di quiete. Lo stato di quiete mentale, lo stato di quiete emotivo, altrimenti rischiamo attraverso i condizionamenti, attraverso le aspettative, attraverso quelli che sono le emozioni interne di crearci dei film o delle situazioni o di non recepire quei messaggi che arrivano. Quindi è importantissimo avere appunto questo stato di consapevolezza. Allora faccio una premessa che la meditazione, che è una tecnica, ce ne sono tantissime, sono degli strumenti che poi mano a mano vanno trascesi, quindi non dobbiamo diventare dipendenti da nessun tipo di tecnica, da nessun tipo di strumento, ma utilizzarli per entrare in uno stato. Io faccio sempre un esempio molto importante che ci permette di comprendere cosa intendo, cioè se un bambino piccolo deve imparare a camminare, è chiaro che inizialmente ha uno schema da seguire, quindi mettere un passo davanti, un piede davanti all'altro per fare i passi fino a che non acquisisce quella consapevolezza e quella, come posso dire, capacità, quella maestria di poter poi correre senza pensare assolutamente di dover mettere un piede davanti all'altro per restare in equilibrio e per non cadere. Perché? Perché ha trasceso il metodo, ha trasceso quella praticamente tecnica, facendo diventare uno stato di consapevolezza. È la stessa cosa che è importante che facciamo noi attraverso praticamente la meditazione. Quindi ce ne sono tantissime, ognuno utilizza quella che ritiene meglio. Poi magari faccio un video a parte in cui spiegherò un metodo che, diciamo, mi ha facilitato nella connessione, nella presa di consapevolezza di anima, per cui non è più una tecnica, ma è uno stato, quindi è molto più facile raggiungerlo istantaneamente senza dover fare tutto il percorso. Perché? Perché nel momento che sono consapevole di ciò che è, sto lì senza la necessità ogni volta di ripetermi tutti i passi mentali che mi hanno portato a quella consapevolezza. Quindi più noi riusciamo a staccare il mentale, a staccare praticamente tutti quei concetti, tutti quegli schemi, tutti quei labirinti, tutte quelle scatole che ci chiudono dentro dei preconcetti, dentro dei pregiudizi, dentro dei giudizi, perché comunque il sistema giudica molte, diciamo, situazioni. Riusciamo, se ci liberiamo di tutto questo, sicuramente ad aprirci a dei messaggi più profondi. Allora, noi abbiamo sicuramente la parte mentale che è divisa nella parte più razionale, più logica, che chiede sempre il perché, e poi abbiamo la parte più intuitiva, più creativa, che è più nello sperimentare, senza porsi tante domande, perché attraverso la sperimentazione, attraverso il fare, riesce a cogliere il perché delle cose. Quindi diciamo che abbiamo due sistemi assolutamente opposti, in cui uno prima vuol capire e poi fare, l'altro invece attraverso il fare comprende il senso. Quindi sono assolutamente rovesciati. Non è migliore uno dell'altro, non deve prevaricare l'uno l'altro, ma cooperare insieme attraverso appunto una presa di consapevolezza che siamo tutte e due le parti, che non è meglio l'una dell'altra, che una non è bene e una non è male, ma attraverso diciamo l'utilizzo di queste due parti in modo consapevole, sicuramente ci può permettere di essere appunto più consapevoli di noi stessi. E questo come avviene? Avviene in un concetto ben chiaro, che è quello che nessuno di due comanda sull'altro. Perché? Perché sono entrambi servitori di una parte molto più importante, che è anima. Anima che
si trova profondamente in noi stessi, molto spesso nascosta perché ci fermiamo sempre su una superficialità della nostra essenza, del nostro essere, e quindi ci fermiamo appunto più sulla parte mentale che non è collocata nel cervello. Il cervello, diciamo, funziona grazie alla mente, ma non è il cervello che produce la mente, questa è la scienza, la fisica quantistica l'ha dimostrato ampiamente. Quindi la mente non è altro che una parte di consapevolezza, ma molto superficiale, molto spesso legata alla parte emotiva, alla parte emozionale, quindi condizionante, manipolatoria, quindi molto spesso programmata da delle regole, dai meccanismi sociali, religiosi, di istruzione scolastica, familiare e quant'altro, di scatole. Quindi è importante renderci conto che la mente è una produzione, diciamo, molto schematica, molto logica. Però ecco, attraverso la consapevolezza di anima, che è una guida molto più profonda, molto più saggia, molto più espansa, perché ha un campo magnetico infinito, a differenza della mente che ha un campo magnetico molto più ristretto e finito, di guidare questo movimento e quindi di utilizzare il potenziale del cervello, quindi logico e creativo, come strumento appunto di ricezione e di trasformazione dei messaggi che arrivano profondamente e inconsci in una elaborazione cosciente, logica e quindi interpretativa e chiara. Spero di essermi spiegata cosa intendo. Quindi anima, che è questo potenziale infinito che arriva dal profondo di noi, poi farò un audio a parte sulla meditazione per raggiungere quello stato e poter stare sempre presenti in anima, in responsabilità, nell'impegno di ciò che siamo veramente, e quindi farò questo video a parte. È, diciamo, chi guida, chi muove appunto gli strumenti più logici e più creativi. E questo in che modo? Appunto attraverso un movimento, perché anima non parla, anima non manda immagini, anima non utilizza nessuno dei sensi che noi siamo abituati a utilizzare, e quindi quello che definiamo sesto senso non è altro che un qualcosa che ci muove, appunto, che ci anima al di là della parte logica, che ci porta verso direzioni, che ci porta verso consapevolezze, verso intuizioni che potrebbero non essere logiche, potrebbero non essere lineari, potrebbero non essere ovvie, semplicemente perché anima non è ovvia, non è lineare, non è logica, per avere delle risposte a dubbi, a situazioni, a quelle che sono definite in una realtà di terza dimensione problematiche che vogliamo trascendere, che vogliamo andare oltre. Quindi è fondamentale renderci conto di come recepire questi messaggi a livello appunto più profondo attraverso l'osservazione di ciò che ci muove dal profondo, che poi la nostra mente, la nostra parte più logica può interpretare attraverso delle immagini, attraverso dei suoni, attraverso dei messaggi e delle codifiche più facili per noi da poter elaborare. Quindi è fondamentale comprendere questo. Quindi a volte ci viene da dire delle cose, ci viene da fare delle cose, ci viene proprio da dentro un movimento che non ci spieghiamo, che non è logico, che non sappiamo. A volte capita a me stessa che dico delle frasi, delle situazioni a qualcuno che mi fa delle domande in cui io oggettivamente a livello logico non conosco la risposta, però poi quella risposta è corretta perché? Perché arriva dalla saggezza antica e profonda del potenziale infinito di anima. Quindi questo è un po' quello che è lo stato che dobbiamo raggiungere. Comunque vi farò un video specifico sulla meditazione per raggiungere questo stato. Se volete fare questo, poi torno a dire, ce ne sono tantissime, e scegliete quella che volete. Quindi vi ringrazio, ci rivediamo nel prossimo video. Vi chiedo di sostenermi, di supportarmi nei vari social, di mettere mi piace, di seguirmi e di darmi quel sostegno per continuare a portare avanti questi percorsi gratuiti, in modo che potete avere anche degli approfondimenti. Poi, se volete, c'è il mio sito www.esserepiu.com, dove trovate tante informazioni,
tanti articoli, potete trovare i libri digitali con tante, anche con proprio sui tarocchi, tutto quello che vi può servire per crescere.